Allora, oggi dobbiamo parlare di Leopardi, che è un'impresa difficile. Difficile perché siamo sì in terza media, ma ovviamente comunque un autore che rincontrerete, non è che finisce qua l'avventura. Ma è un autore che spesso si fa scuola e facendo la scuola lo si odia per tutta la vita. La scuola ha questo, a volte questo difetto che a letteratura gli autori che si fanno a scuola poi vengono detestati di tutto cuore dagli studenti, dagli ex studenti per tutta la vita, ma magari non è colpa di Leopardi, di Manzoni, cioè loro non è che si, ci sono, cioè magari è come vengono spiegati, insegnati, che è un po' difficile spiegare, prima di tutto, spiegare questi autori, prima di tutto perché sono autori ormai lontani da noi, nel tempo, e nel modo di vivere, di vestire, di mangiare, quindi di pensare, quindi sono autori che vivevano in un mondo che ormai è completamente svanito. E mi risulta difficile spiegarvi Leopardi. Certo, vi posso dire le solite quattro cose, messe in croce, il pessimismo cosmico, il pessimismo storico, il pessimismo individuale, che sono scritte poi tranquillamente nel vostro libro a pagina 306. Eh sì, è facile farla così, nel senso, sarebbe molto, è molto semplice farla così in realtà, ma poi il povero Leopardi, mi sento in colpa anche con Leopardi, nel senso, non vorrei farlo sembrare. Questo è uno dei pochi ritratti di Leopardi dal vivo, dal vero, insomma, fu fatto da un viaggiatore, un tale Biagio Martini, che in un viaggio, insomma, fece una vita, quindi ci appare come una persona normale in fondo, che come diceva Dario, bellezze poetiche non è che vanno in giro con le foglie d'alloro in testa. Mi viene in mente quando ci si laurea, ancora oggi vedo queste ragazze e ragazze che escono con queste foglie d'alloro in testa. Io mi guardo un po' così perché quando io mi laureai nel 96, di andare in giro con delle foglie d'alloro in testa non mi è mai. Cioè, sì, per carità, laurearsi dal lauro all'oro, insomma, però noi eravamo. Cioè non è quello il poeta, non è un tizio che va in giro con le foglie d'alloro tra i capelli, insomma, anche se è molto poetico, anche se Dante viene rappresentato così, eccetera, eccetera. È una persona normale che scrive poesie, che oltre le altre cose che fa nella vita, mangiare e bere, fare passeggiate, lavorare, ora Leopardi non ha, si è lavorato anche lui in un certo senso, perché a un certo punto si vuole rendere indipendente dal padre e la madre, e quindi è difficile parlarne e renderlo vicino agli studenti, cioè far capire che queste persone sono esistite come persone e come poeti, e che non sono solo dei capitoli di un libro da studiare per l'interrogazione di letteratura. Ridotto così, Leopardi diventa una cosa tristissima. Vabbè, chiudiamo il libro. Leggiamoci un fumetto o qualche altra cosa di più, leggiamo il giornale, vabbè, questo è il giornale, se dobbiamo ridurre il poeta a questo diventa triste la cosa. Allora, il libro vi dice le solite cose che insomma vi diranno forse fino allo sfinimento e quindi ve le dico anch'io, ma vorrei dire racchiudere la vita di un uomo in tre pagine è una cosa impossibile e lo facciamo per comodità, ma in realtà non so neanche se è legittimo farlo, però dobbiamo parlarne. Leopardi nasce come città, nasce, facciamo la carta d'identità di Leopardi. Leopardi nasce a Recanati nel 1798, all'epoca era sotto il dominio napoleonico, però nasce da una famiglia nobile, infatti il padre gli metterà un nome un po' altisonante. Die 30 Tricinta Iuni 1798, Jacobus Aldegardus Franciscus Sales Xaverius Petrus natus eri ora undevigesima, cioè. E ieri è nato, ieri è stato battezzato, no, nato ieri Giacomo, Jacobo Taldegardo Francesco Sale Saverio Petro, essendo un nobile di famiglia nobiliare, gli hanno affidato, affibbiato tutti questi nomi. E nasce da Monaldo via Giacomo Leopardi, qui viene chiamato cittadino, anche se era il conte, e Adelaide Antici, e era la famiglia più importante, diciamo, di Recanati.
Nasce sotto il periodo napoleonico, ma dopo il periodo napoleonico, in realtà, lo Stato nel quale, quando poi Napoleone nel 1815, insomma, verrà cacciato via anche dall'Italia, è lo Stato della Chiesa. Quindi Leopardi non aveva la cittadinanza italiana perché non esisteva fino al 1861, ma era cittadino dello Stato della Chiesa, il cui capo era il Papa, scusate, sì, il discendente di San Pietro, il Papa che viveva a Roma ovviamente, ma possedeva oltre che Roma, il Lazio, l'Umbria, le Marche e l'Emilia Romagna. Questo Stato molto grande era sotto il governo del Papa. Quindi Leopardi, diciamo, era cittadino dello Stato del Vaticano, che all'epoca era un po' più grande di quello che è oggi. Lo Stato della Chiesa, scusate, del Vaticano, mi sto impappinando. Vaticano oggi perché questo Stato da quel così grande si è un po' ridotto e oggi abbraccia solo Piazza San Pietro e poco più. Dico tutto questo per dire che appunto Leopardi nasce nel periodo del Risorgimento che stiamo facendo a storia, anche se non ne abbraccia gli ideali. Il padre e la madre sono di famiglie assolutamente conservatrici che si oppongono con tutte le loro forze agli ideali del Risorgimento, di famiglia molto religiosa. I rapporti tra Leopardi, Giacomo, Leopardi e i genitori saranno difficili, come quelli di Manzoni e come quelli di molti poeti o artisti, non so bene perché, insomma, a volte, forse perché le vite le conosciamo, tante altre persone hanno avuto rapporti difficili con i genitori, ma siccome l'hanno scritto all'infinito non ne sappiamo nulla, mentre noi ci interessa la vita di Leopardi perché ha scritto l'infinito, scusate, mi stava cadendo il libro. Il padre era un nobile, ma che aveva sperperato gran parte dei suoi averi in libri. In libri, aveva, sto cercando la biblioteca di Leopardi, se trovo. E quando sposa, questa è la biblioteca fatta dal padre, comprato questa grandissima, la biblioteca più importante dei decanati. E già il padre Monaldo la aprì ai cittadini di Recanati affinché potessero andare a leggere, ma i cittadini di Recanati, in gran parte analfabeti, contadini, ne approfittarono pochi. Ci fu uno che ne approfittò, e fu ovviamente Giacomo, che era il figlio, ma non perché era raccomandato, perché era l'unico a cui interessassero veramente questi libri. Diciamo che nel 1800 ovviamente gli svaghi ai quali poteva accedere un ragazzo, oltretutto nobile, che non poteva giocare con gli altri bambini perché è nobile, quindi separato da essi, era ovviamente la lettura. La lettura per Giacomo Leopardi diventa un'ossessione, studio matto e disperatissimo. Quindi legge, 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 legge. Impara da solo, gli viene affidato ovviamente un precettore che gli insegna un po' di cose, il latino, eccetera, ma in realtà da solo è un enfant prodige, quello che si dice in francese. Beh, nel 1805 riceve la cresima, nel 1805 comunione e confessione. Nel 1807 i giovani, non era figlio unico, aveva una sorella Paolina alla quale sarà molto affezionato e Carlo che porterà avanti la stirpe dei Leopardi che ancora oggi è viva a Recanati. Quindi non si è estinta ovviamente Giacomo Leopardi non ha avuto figli, ma il fratello sì. Anche la sorella Paolina si doveva sposare, poi il matrimonio andò a monte. E il primo che insomma, avvia lo studio Leopardi fu Don Vincenzo Diotallevi. Ma in realtà a un certo punto cioè, questi poveri precettori, insomma, alla fine si trovavano in difficoltà perché Leopardi ne sapeva molto più di loro. Quindi, datogli un po' di latino, che all'epoca si dava a tutti, Leopardi comincia a studiare il greco, addirittura l'ebraico, impara da solo l'ebraico, da queste Bibbie ebraiche che il padre Monaldo aveva comprato. È un po' strano il destino delle cose, insomma, sembra. Cioè, libri che in fondo sarebbero rimasti ad ammuffire, ma nelle mani di Leopardi gli si apre tutto un mondo e diventerà l'uomo certamente più colto e più istruito, tanto che i filologi tedeschi, non quelli tedeschi, quelli che quando vedevano questo ragazzetto si inchinavano, di questo, pure i filologi tedeschi, insomma, io ho fatto filologia classica,
vi assicuro, non sono di bocca vuota, ecco, per stupirsi. Invece riusciva, so, a parlare con un filologo tedesco tranquillamente. Gli era stato anche, invi era stato anche invitato a trasferirsi in Germania, ma il clima freddo non gli piaceva. Quindi uno studio matto e disperato che lo porta ad acquisire una conoscenza della letteratura, di tutto, impressionante. Potremmo fare un paragone con Mozart. Mozart, questi enfants prodigio, questi bambini che non è detto che né Leopardi né Mozart poi avranno poi una vita veramente felice. Mozart, anche lui morirà, mi sembra, a 37 anni, quasi in miseria, sì. E Leopardi, visti gli scontri con la famiglia, morirà a Napoli. E solo la sorella Paolina andrà sulla presunta tomba di Leopardi, nessun altro della famiglia, insomma, né il padre, la madre, andranno mai a Napoli a portare un fiore su questa tomba, insomma, vita un po' triste, diciamoci la verità. Il paese, lui lo chiama Natio Borgo Selvaggio perché, appunto, ovviamente gli abitanti delle Canate, non per colpa loro, ma è un paese di contadini, di pastori, quindi non è che uscendo di casa Leopardi poteva trovare molte persone con cui parlare della questione omerica, di Omero, dei poeti latini, di Virgilio, Orazio. I contadini, guardavano, ha letto troppi libri e pensavano che fosse anche un po' strano, ecco, diceva bene. Naturalmente questo rapporto difficile, più che altro con il padre e la madre, appunto, il padre che appunto aveva dissipato tutti questi soldi, poi la vera gestione della casa viene presa in mano dalla madre. La madre che è Adelaide Antici, che era il vero capo famiglia, era quella che teneva i cordoni da borsa e che ovviamente dava i soldi anche il padre Monaldo quando aveva bisogno di soldi, andava dalla moglie che aveva preso le redini della famiglia. Donna, ovviamente, tutta un pezzo di una morale assoluta, ma che non era capace probabilmente di esprimere cioè, di esprimere quell'amore che certamente aveva per il figlio, di esprimerlo in quegli gesti che una madre ovviamente esprime per il figlio. E che i figli ritengono ovvi. Quando ogni volta Leopardi tenta di avvicinarsi alla madre con qualche lettera affettuosa, lei gli risponde sempre freddamente, una lettera, mi ricorderò sempre, non scrivermi così spesso, scrivermi una volta al mese, basta, insomma. Ma non perché, non, perché aveva paura di viziarlo, perché lei era convinta sarebbe. Cioè, c'era anche poi la questione, era convinta poi forse che sarebbe morto giovane, poi è morto giovane ovviamente, quindi forse non voleva affezionarsi troppo, è difficile entrare nel pensiero di una donna della fine del Settecento e degli inizi dell'Ottocento, ovviamente. Uno scritto di Leopardi dice: io ho conosciuto una donna, sta parlando la madre, che quando moriva un bambino piccolo appena battezzato, ne riportava la notizia tutta allegra e contenta, dicendo: è andato in paradiso in cielo. E Giacomo Leopardi andava a questa notizia, non gli piaceva più. Quindi aveva il sospetto che anche per lui, insomma, si augurassero che andasse a finire in paradiso. Non morirà giovanissimo, ma morirà giovane. Onoite o filousia potenesche neos, diceva il poeta greco, tradotto da Leopardi: coloro che gli dèi amano muor giovane, o muor giovane che agli dèi caro, tradotto da Leopardi. E certamente c'era anche stata l'idea di avviarlo alla carriera ecclesiastica, che Leopardi, che non era, pur avendo avuto un'educazione cattolica, religiosa, eccetera, poi si staccherà completamente dalla religione, non ci pensava nemmeno di farsi prete e cardinale. Questi contrasti lo porteranno a desiderare la fuga il più presto possibile. Quindi scriverà Pietro Giordani, che è un milanese, di trovare di qualsiasi lavoro, eccetera. Pubblicherà dei libri. Ovviamente il mercato librario dell'Ottocento era scarsissimo, le persone che sapevano leggere e scrivere erano talmente poche che difficilmente anche un libro di successo come Promessi Sposi non è che vendesse, che ne so, come Il Codice da Vinci di Dan Brown.
vendeva poche migliaia di copie in tutta Italia, perché lo compravano solamente quelli che sapevano leggere e scrivere, ovviamente. Qui si parla del pessimismo. Leopardi sostituisce a Dio la natura. La natura per lui è qualcosa che crea il mondo, l'universo, l'uomo, ma da una parte lo crea e da una parte lo distrugge. Quindi il rapporto uomo-natura, insomma, è un rapporto, notate bene, questo elemento negativo è una figura femminile, la natura, che secondo me ricorda un po' il rapporto con la madre, insomma, vabbè, questa è un'altra storia. Questa natura matrigna, madre matrigna, che ti crea e poi ti distrugge, insomma, e questa insensatezza del mondo, Leopardi che non trovano risposta in Dio, poi c'è stata l'idea, è ovvio che lo porta a un pessimismo che si chiama le tre fasi del pessimismo individuale. La natura lega dell'illusione all'uomo, nel quale gli sogna la gloria, eccetera, ma sono solo illusioni. Il pessimismo storico, il progresso, quello che appunto il risorgimento, il pensiero che l'uomo possa progredire e migliorare, è un'illusione anch'essa. L'uomo rimane lo stesso, è lo stesso uomo nell'età della pietra, semplicemente, anzi, per Leopardi, gli uomini antichi avendo più illusioni, vivevano meglio, nel senso potevano credere negli antichi miti, negli antichi dei, e questo li rendeva più felici. In un mondo senza illusioni, se non possiamo più credere negli dei, in Zeus, eccetera, queste belle favole, viviamo tutti più infelici. Il pessimismo cosmico è la natura matrigna, perché l'universo che crea l'uomo, in cui l'uomo è una piccola parte nell'infinito andare delle stelle e del cosmo, è ovvio che tutto questo è riassunto proprio in Beniamino, la filosofia di Leopardi. Ed è scritta qui, ovviamente, il pessimismo individuale, lo storico e il cosmico sono i tre fondamenti della critica italiana, che a me trovo d'accordo fino a un certo punto. Questo pessimismo si rifà anche alla lettura degli antichi greci. Gli antichi greci, la tragedia greca non è ottimista, i greci pure non è che i greci stessero. È un pensiero che riprende anche dagli classici antichi. Cioè, uno dei detti degli antichi greci è che la cosa migliore per un uomo sarebbe non essere mai nati, insomma, e questa idea della vita come tragica. Come tragedia, ma qui entreremo in discorsi troppo complicati. Comunque, questa idea del pessimismo lo riprende anche gli autori greci e latini. Quindi, non è certamente Leopardi una vita, anche malattie fisiche, gli occhi, la deformazione della cassa toracica, della spina dorsale, il rapporto difficile, ovviamente, abbiamo già detto, con le fidanzate, insomma, che ovviamente non ha avuto. L'unica amicizia l'ebbe con il napoletano Ranieri, infatti secondo lui morirà a Napoli durante un'epidemia di colera. La lingua e lo stile, lui si oppone al toscano, come visto come ideale assoluto, al toscano, al fiorentino, e preferisce una lingua colta che non prenda solo dal toscano, insomma, in questo si opporrà a Manzoni, che invece vuole il fiorentino colto dell'Ottocento come la sua lingua, la futura lingua nazionale. Le opere sono lo Zibaldone, una sorta di diario gigantesco, i canti, le poesie, dette in parole povere, le operette morali, sono dei piccoli dialoghi in cui esplica la sua filosofia. Ora noi ovviamente non faremo molto di tutto questo, faremo l'infinito. Qui abbiamo a Silvia il sabato del villaggio e poi credo ci chiudiamo qui. L'infinito è la poesia più famosa di Leopardi, ma la faremo la prossima volta. Siamo già a 18 minuti e penso possa bastare.